Io sono profondamente disgustato, per niente sorpreso, umiliato, preso per il culo. Basta, non ho altri aggettivi perché cioè, non riesco a dirli tutti in un video. Questa è l'umiliazione più grande della Juve negli ultimi 10 anni. Quando prima parlavamo di umiliazione, era quella di uscire ai quarti di Champions League contro il Real Madrid. Adesso la nostra umiliazione è non riuscire a passare il turno e andare forse, e dico forse, in Europa League. Vabbè, se siete milanisti e pensate che io parli di Milan, chiudete immediatamente il video perché non ho guardato il Milan e non ho intenzione di guardarlo, onestamente, perché oggi io sono schifato. Ieri c'è tanti che dicono: bravo, la Juve ha avuto una reazione, cioè chi ci credeva anche? Cioè, qua non stiamo parlando di patatine, ma stiamo parlando di umiliazione. E se prima ci prendevamo per il culo per le finali di Champions League o per la partita contro il Galatasaray, adesso ci prenderanno per il culo per aver perso contro PSG, Maccabi Haifa e 2 volte col Benfica, facendo 3 gol, delle quali 2 negli ultimi 2 secondi, in modo super disperato e averne subito 6. Sì. Qua non, in questa partita non ci stanno da fare analisi tecnico-tattiche, ma c'è semplicemente da dire che il Benfica è stata l'unica squadra in campo fino al no, non 50, 82esimo, momento in cui, anzi, forse anche prima, 80esimo, momento in cui entra Ealing Junior, manda in tilt ba, mette un pallone in mezzo e fa gol con Milik che gli ha, come si dice, gli prende. Comunque, fatemi togliere le cuffiette perché queste cuffiette di merda si spengono sempre. Comunque, non c'è stata partita per tutti i minuti. Ormai a me viene il dubbio di far giocare i titolari Vlahovic, cioè io onestamente ho dei dubbi. Ora come ora, e non sto scherzando, farei giocare la Juventus Under 23, la qualificazione in Champions, sia da una parte che dall'altra, è impossibile. Ora ci resta da fare solamente una cosa, e vedete come siamo ridotti: gufare il Maccabi Haifa, sperare che vinca un Benfica PSG. E che il Benfica vinca e che quantomeno noi almeno un punto proviamo a portarci con PSG, ma onestamente io lancerei l'hashtag stadio vuoto dopo queste partite. Provare a fare questo e tentare in qualche modo di passare il turno, cioè di passare il turno, aspettate, di andare in Europa League. Ma questa è l'unica cosa, ragazzi, che mi viene in mente. Io rimango sempre più sbalordito. Ieri ero così deluso che non sono neanche riuscito a fare il video perché non ce la facevo, ragazzi, non riuscivo a fare il video. Magari ne potremo riparlare anche stasera della Juve. Ci sarà senza alcun dubbio il post partita Inter 18:45 e poi non so se il secondo post partita sarà di Napoli o di qualche altra squadra, perché là ci potrebbero fare altre analisi. Tanto il Napoli è qualificato e sappiamo che il Napoli, boh, è bestiale, quindi non lo so, vedremo. L'unica cosa, l'unico verdetto che ha da decidersi per il Napoli, quello se passano primi o se passano secondi, ma non si deciderà neanche in questo match. E veramente io non riesco a dire niente. Subito Benfica che trova il gol. Non mi ricordo neanche con chi, non me ne frega niente. Poi noi troviamo in qualche modo il pareggio. Ma tutti i gol che sono arrivati dal Benfica,
Vi rendete conto che non è per il merito di Benfica, ovviamente anche quello, ma per una difesa penosa. Penosa. Arriva un altro gol, calcio di rigore. Cuadrado che la prende nettamente in mano, non so come. Calcio di rigore, gol 2-1, João Mário. Da quel 2-1 João Mário inizia a sapere un po' di Asensio, 4-1 è finita. E poi inizia a farne tanti. Il terzo con Rafa Silva, quarto con Rafa Silva, non mi ricordo neanche di come, di chi li ha fatti questi gol, ma è una cosa talmente scandalosa che non ha attenuanti. Poi trova il gol Milik, trova il gol McKennie, ma poi ragazzi ci sta poco da dire, perché tutto questo è absolutely ridiculous, assolutamente ridicolo. Non so cosa dire, ragazzi, io non riesco più a trovare parole per descrivere i bianconeri, innanzitutto la società bianconera, questa Juve, cioè la Juve, questa Juve potrebbe anche girare per quanto riguarda, ma solamente se partiamo in vantaggio. Cioè veramente su questo aspetto sembra una squadra di serie di bassa classifica, tipo la Cremonese, che magari se passa in vantaggio riesce a esprimere il loro calcio e forse riuscire a portare un pareggio o una vittoria. Scusate se ci sono lavori in corso, ma comunque siamo ridicoli. Non si possono vedere i bianconeri, c'è anche una persona che proprio non so se è vestito di Footlooker oppure è veramente vestito bianconero. Sì, è vestito seriamente bianconero. Forse è bianconero Udinese o Newcastle. Siamo ridicoli, lo zimbello italiano e lo zimbello europeo. Ci prendono in giro tutti. E Allegri che non si dà una mossa a dimettersi. O Agnelli almeno che non si dà. Non dice basta Allegri, tu sei fuori, facciamo entrare con te. Agnelli, anche lui è Agnelli out, ragazzi, ma cosa ve lo dico a fare? Agnelli è da cacciare a calci nel culo, ma assolutamente a mani basse, è da calciare a calci nel culo, non ho altro da dire.